E adesso aspettiamo la navetta. Pipì, pipì, bimbi, bimbi. Ciao gente, ciao, benvenuti gente in questo nuovo video. Lo sappiamo, scusate, scusate. Quest'anno di campeggio non vi abbiamo fatto vedere niente, però perché ci siamo goduti la vacanza. È vero. Abbiamo un po' staccato dalle riprese, dai vlog, dai video in generale. Ci siamo concentrati soprattutto su Tommy e su Panzetta che cresce, su Saetta che cresce. Poi anche vi abbiamo tenuto segreto questa cosa di Panzetta, quindi sì, abbiamo detto non possiamo fare vlog settimanali. No, ci siamo proprio concentrati su di noi, però adesso rimediamo. Oggi, rimediamo, siamo bravi. Scusateci, ma siamo arrivati, questo video uscirà... Ultimo weekend. Sì, adesso già è l'ultimo weekend, quindi uscirà molto più tardi. Però vogliamo ricordarci questi momenti. E vi vogliamo far vedere una giornata tipo al campeggio. Iniziamo però dalla sera, perché in tantissimi ce l'avete chiesto: fateci vedere il campeggio, che cosa fate al campeggio. Ma soprattutto tante mi hanno detto: ma come fai Fefe col bambino piccolo al campeggio? Ma non te si ammala, ma non prende freddo, ma l'umidità. Perché tante hanno paura del campeggio. In realtà non dovete avere paura. Noi siamo dei campeggiatori nati, da quando siamo bambini. Secondo me se siete sportivi va se tutto vi adattate, bene. I bagni pubblici. Se a noi piace il campeggio. Anche le lunghe camminate per andare al mare sono molto belle, piacevoli. E soprattutto con un bambino non abbiamo notato tante differenze da quando eravamo noi, in realtà. No. Sì, è ovvio, ti devi organizzare perché c'è il bambino. Beh, Tommy l'anno però... scorso stava sulla sua culletta, cioè... non si muoveva, faceva solo la cacca, se vi ricordate. Io avevo il tempo di prepararmi le mie granite, quest'anno zero granite. Zero granite. Perché non te le sei volute fare, sì, te le compravi già fatte. Non è colpa di Tommaso, in realtà. È vero, sono stato un po' pigro, però adesso vi facciamo vedere delle cose che ci siamo portati qua. Esatto, gli essenziali. Che abbiamo utilizzato anche durante l'estate qui. E che raccomandiamo per tutti i genitori che vogliono fare l'esperienza di campeggio con i cuccioli. E c'è un piccoletto che mi sta chiamando, dimmi amore. Ecco, vedete, la prende per mano e vuole giocare a pallone. Lui si è rimesso sulla sua sedia. Ma se la sposta pure? Ma fai con comodo, eh. Come fai tu? Col sederino all'indietro. Guarda, un vecchietto. È l'ultimo weekend, poi smontiamo tutto, eh? Potremmo pure registrare che smontiamo qualcosa, eh? Non notate la confusione, siamo andati via, abbiamo lasciato un po' di confusione. Questo è il classico letto che non abbiamo fatto. Poi la culla, sempre regalata da voi, che è utilissima davvero. Lettino da campeggio con due altezze. L'anno scorso, se ve lo ricordate, era altezza minima perché Tommy era piccolino. Quest'anno, ovviamente, essendo grande, altezza invece è profondissima, l'ultima che c'è. Sicuramente la useremo anche per questa o questo, yes, che ancora non sappiamo, però sì, dobbiamo decidere poi Tommy dove dormirà, questo sarà un problemino. Dormono nello stesso letto, uno da capo e uno da piedi, però vedremo l'anno prossimo. Ho rovesciato qualsiasi cosa. Essenziali da campeggio di quest'anno: il seggiolino di IKEA strausato che ci ha dato mia cognata, tua sorella Ambra, perché super comodo, si piega, è leggero, si pulisce in due secondi e si asciuga in due secondi. Tommy, hanno utilizzato i cuginetti questo per tantissimi anni e adesso ce l'ha regalato a noi. Poi facciamo vedere altre cose, amore. Qua le due piscinette, questa è la vaschetta per il bagno e quella è la piscinetta per giocare. Quest'anno le abbiamo utilizzate soprattutto per far giocare Tommaso, quindi le riempivo ad esempio mentre bevevo il pranzo, mettevo un po' d'acqua ai giochi e lui sciacquava i giochi, si metteva dentro, si lanciava l'acqua, insomma giocava. Non un po' tanto così, come bagno, doccetta, bagno, come avevamo fatto l'anno scorso, esatto, ti ricordi? Quest'anno sempre doccia, pure con papà. Questo che non ci abbandona mai. Omogenizzatore strautile, perché ovviamente ho continuato a cucinare le cose per Tommaso. Facevo le cose a vapore, ho fatto gli hamburger, insomma tutte queste cose qua io non me ne separo mai. Questa è la lucetta che avete già visto, lo diamo a lui. Vai. Abbiamo fatto tantissimo qua al campeggio. Utilissima, soprattutto per la notte, perché c'ha il pulsantino, quello che lo rintracci. Perfetto. Un nuovo arrivato. Vi ricorda qualcosa? Questo colore mi ricorda qualcosa. Noi avevamo ricevuto da Nosibu Mamma, l'aspiratore nasale, non te lo posso dare, mami. Mamma. L'aspiratore nasale, quello a forma di orsacchiotto, che abbiamo lasciato a casa, ovviamente, perché è un pochino più ingombrante. Adesso ci hanno mandato la versione portatile, super comoda e, ragazzi, silenziosissima. Che vi potete portare anche in vacanza. Lo attivate la notte, che il bambino magari dorme un po' raffreddato, eh?
Manco si sente, capito? E non l'abbiamo neanche ancora caricato, perché c'è una carica infinita praticamente. E può essere anche utile per gli adulti, quindi se io sarò un po' raffreddato, perché è un weekend di settembre, potrà fare freddo, arriverà Nocibo. Quello che abbiamo a casa sembra un pochino un sacchiotto. Questo invece sembra un pinguino. Ricordano un po' gli animali. Un pinguino. Comunque ragazzi, ve lo consigliamo, vi lasciamo il link qua sotto in descrizione, andate a dare un'occhiata e se volete fare un pochino di shopping ricordatevi il nostro codice Lost in 20. Adesso? Perché 20? Perché Lost in 20. Ma pure te, americana. Ah, americana, vabbè, vi salutiamo che adesso andiamo a mangiare una buonissima pizza. Ci vediamo direttamente domani che iniziamo con il buongiorno. Buongiorno. Che si vede dal mattino. Tommy, esci, dai. Esci. Tarzan? Tarzan! Babbo! Babbo! Ecco, lui ha sentito Nerone passare fuori, quindi si mette in finestra. Dov'è Nero? Chiama Nero! Buongiorno, nottata abbastanza tranquilla? Ammazza. Io mi sono svegliata alle 6 per andare al bagno. T'ho sentito. E Tommy ha dormito. Non è vero, non me ne sono manco accorta. Davvero sono andata al bagno? Sì. Ah, sei ironica. Non hai capito. Svenuta. Cioè, digli ieri dove mi sono addormentata. Sul lettino quello. Scomodo. Da mare. Che sta fuori. È durissimo. La sdraio. E comunque mi ci sono addormentata proprio. Sono crollata, svenuta. E ho continuato a dormire a letto. E mi sono svegliata direttamente stamattina alle 9. Io invece sono andata a dormire all'una, mi sono svegliata alle 6 e poi mi sono riaddormentato fino alle 9. Ma dove hai dormito, Tommy? Bene? Adesso sì, andiamo a fare colazione giù al mare. Poi speriamo che il mare sia piacevole, magari anche per farci un ultimo bagno della stagione, però. Con Tommy. Ma come ti chiami tu? Come ti chiami tu? Toto. E quanti anni hai? Uno. Che è? Uno. E io chi sono? Papà. E io chi sono? Mamma. Oddio, che bravo. Va bene, andiamo a fare colazione che è affamatissimo. Guardate chi c'è anche. Il famoso leccatore di piedi. Babbao. Babbao. Ci posso dare il buongiorno. Il leccatore di piedi. Cornetti, cappuccini e Tommaso con la sua colazione. Siamo arrivati in spiaggia, adesso prepariamo il sorcetto qua. Giocheremo a palla, faremo il bagno, c'è un po' di vento, eh? Va bene, buona visione dei giochi. Hai capito, nonna? Qua? Eccomi, vai, forza. Adesso facciamo merenda. Vai, facciamo merenda. Con il riso soffiato. Bravo. Poi è contento perché il padre gli ha lavato anche i piedi, così è tutto lavato. Esatto. Finito. Fatto il bagnetto, ce ne torniamo su, che ci aspetta un buonissimo pranzo. E una doccetta fresca. Momento doccia. Tommy, doccia? Papo. Lo shampoo, tieni. La doccia? La numero 1, 2 o 3? Sì. Tommy, che dobbiamo fare per prima cosa? Tommy, che dobbiamo fare per prima cosa? Pipì. No, no, pipì. Si paga la doccia, 50 centesimi. E no, non è gratis. Qual è la doccia? Buona doccia. Sotto? 3. Guarda, 3, 2, 1. Sotto! Oh, fredda, fredda. Tommy, sciacquiamo i piedini, vai. Piede, bravo. Momento pappa per Tommy. Pasta al pomodoro col parmigiano. Bravo, vai, vai, vai amore. Sì, evviva. Oh, olè.
secondo per Tommy con un po' di formaggi e pomodorini, e per noi friselle con pomodori e ricotta fresca, bufala, prosciutto crudo e mortazza. Post pranzo pennichella. Buongiorno, hai fatto le ninne? E hai fatto la merenda? Abbiamo cambiato il pannolino e adesso ci andiamo a fare una passeggiata. Sono le 6 e non mezza. Abbiamo fatto niente. Le 6 e mezza, no? Le 6. Ci siamo riposati. Abbiamo mangiato, ci siamo riposati e basta. Però giusto. È anche questo il bello del campeggio. Mamma giustamente diceva, ci vuole, ogni tanto ci vuole. Il non campeggio è proprio il posto ideale per stare così, solo all'aria aperta. Però adesso passeggiata. Abbiamo deciso che prenderemo la navetta per la prima volta e andremo giù al mare. Una passeggiata con Tommy, senza passeggino. Facciamo anche il giro del campeggio con la navetta. È arrivata, è arrivata. Ciao. Guardatelo, carichissimo. Oh, oh, pipì. Eccolo laggiù, il mare. Finalmente, finalmente che c'eravamo stamattina. Comunque lui carinissimo che dà la mano ad entrambi. Guardate, io lascio, lascio Tommy. Ma no, che dolce. Questa è stata un'altra novità di quest'anno. Tommaso ha capito che con questo braccialetto apriamo il cancello. E quindi ogni volta che si avvicina fa tan, che è il rumore del cancello, sentite? Comunque la navetta bella, ma le passeggiate dalla piazzola al mare sono una cosa che non scambierei per niente al mondo. No, anch'io. Niente navetta. Però una volta, dai. Una volta, dai, ci sta. Per provare. Ah. Sì, Tommy era molto felice, aggrappato con le unghie. Cammina. Non so quanto si sentirà, però mi fa emozionare pensare che l'anno prossimo cammineremo qua in quattro. Mamma mia. Cammineremo, che poi Saetta sarà ancora piccola o piccolo per camminare, che ci avrà 8 mesi, quindi... Però Tommy camminerà molto più sciolto. Tommy, se porta in braccio lui il fratello, la sorella. Mi emoziona sta cosa. Poi questo tramonto, che ne so. Bello. Libero! No, dentro l'acqua! No! Vai figlio! Vai figlio mio! Siamo cascati. Vai, scelgo te! Grazie, amore! E adesso papà aiuta Tommaso. Mi sembra giusto? Con le scarpe. Di Peppe. Ciao, mare di sera! Salutiamo il mare. Bello, guarda che tramonto. In realtà sono le 7, però c'è un tramonto tardi. Bellissimo, fallo un vedere. Un po' freddo. Eccolo. Ultimo tramonto qua di quest'anno. Estate. Sì. Che ci ha davvero deliziato. Sì, ci ha regalato tante belle giornate. Ce la ricorderemo per sempre. È la seconda estate con solo Tommy. E quest'altr'anno saremo. Wow, se ti vuole. Ci sistemiamo, ci mettiamo qualcosa di un po' più serale perché io già c'ho freddo. E poi prendiamo le pizze stasera perché è sabato. Quindi sabato pizze già ordinate. Poi stasera c'è la Roma. Ah, allora vabbè. Io vabbè, c'ho c'è da una partita. Dennis! Ho paura di perdere la navetta. Tommy, se perdiamo la navetta sono dolori. No, devi far piedi, amore. A fette. Tatto, andiamo. Pipì. Lo cerca ovunque. Babbo. Un cagnolino? E adesso aspettiamo la navetta. Pipì. Era un po' assetato. Dove sei? Dove sei?
Pipì. Dove sei, Pipì? Dobbiamo aspettare. Oddio, che coccolone. Che dirà? Dove sei, secondo voi? Andiamo, va. Scrivete qua sotto l'interpretazione. Facciamocela a piedi. Mamma. Andiamo a piedi, sì. Che fa, mi saluti? Ciao. Guardate chi sta arrivando. Abbiamo deciso che prendiamo la navetta per far felice Tommaso. No, no. Tieni forte, Tommy. Ciao, Pippi. Ciao, ciao Danny, grazie. Ciao. Grazie. Ciao, Danny, a domani. Sì. Biri, 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 biri. Che figurino. Ammazza. Elegante, come mai? È il nostro anniversario. No, io non mi sono preparato per niente. Ma come, ma sono gnocco. È scemo. No, ho messo solo una magliettina nera, il pantalone nero, le ciabatte sempre quelle. Ma dove si festeggia? Qua. Stiamo aspettando le pizze comunque. È andato Guido a prendercele. Grazie Guido. E nel frattempo Tommaso fa la pappa. Gnammi. Arrivata la pizza. Questa è bufalina. Una pizza rossa senza aglio, perché la faccio a metà con Adriana. E a lei l'aglio non piace, quindi ho dovuto prendere senza aglio. Adriana che ha preso? Questa sarebbe un'ortolana che mi viene da ridere, perché zucchine e melanzane nell'orto c'erano e basta. Era un orto povero. Non c'era più non c'era altro nell'orto. E anche Tommy si mangia un pezzettino di pizza. E lui focaccia bianca. Abbiamo passato la serata a riguardare dei video di Tommy da piccolo e ci siamo un po' emozionati. Tanto ci sono dei video che non ho mai rivisto. Quella è una cimice attaccata lì. E abbiamo pensato che adesso rivedremo tutto da capo, se Dio vuole. Madonna ragazzi, è stata un'emozione incredibile, perché vedere Tommaso così piccolo, che poi ha le stesse identiche espressioni di adesso, solo che è piccolo e tondo, invece adesso è più grande, ovviamente. Col capello tagliato. Poi la risata è uguale, identica, diversi, ma proprio di quando è appena nato, che c'era tipo una settimana, 10 giorni. Fa effetto. Lei adesso si è preparata con la copertina e siamo un po' qua sotto i pini, io sotto le stelle. No, ma io volevo andare a letto. Sei tu che mi hai detto non ci guardiamo un po' le stelle, amore. Vabbè, che diciamo, poi le stelle non ci stanno, ci stanno i fini. Diciamo che le nostre giornate al campeggio finiscono tutte così. Sono un po' così. La solita routine movimentata, con Tommy, però. Possiamo dire che il tranquilla. Campeggio proprio rilassa. Straconsigliamo a tutti la pineta. Parlo così perché ci sta Tommy che dorme, Nerone che dorme, Guido che dorme e Adriana che dormiva qua e quindi sta andando adesso a dormire. È tardi, 12:30. E io dormo qua. Noi sicuramente i video del campeggio ci rivedremo quest'altro anno. In 4 settimane. In 4. E vi ringraziamo per aver visto questo video. Mi raccomando, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi. E rimanete con noi perché arrivano tantissime altre cose, ragazzi. Tante. Ciao. La mamma mi ha letto, cioè mi sei fatto mettere qua solo perché volevi fare chiusura del video. No, un po' di riposo sotto le stelle. Ma ho dormito tutto il giorno.